Il gas naturale viene utilizzato principalmente per generare energia elettrica e per usi domestici come il riscaldamento. L'Italia, non essendo autosufficiente, importa questa risorsa per la maggior parte dalla Russia, dal Mar del Nord, dalla Libia e dall'Algeria. La crescente domanda impone la ricerca di nuove vie di importazione. È in tale contesto che nasce il progetto del rigassificatore offshore nell'Alto Adriatico. Il rigassificatore copre il 10% del fabbisogno nazionale di gas naturale. La sua produzione annua corrisponde al riscaldamento di quasi 6 milioni di abitazioni, pari circa al consumo della Lombardia e del Veneto. Il rigassificatore è una struttura in cemento armato pluricellulare lunga 180 metri, con 47 metri di altezza, che poggia sul fondale a 29 metri di profondità. Estratto da sottosuolo, il gas naturale può essere trasportato sotto forma liquida con una riduzione del volume del 600%. Sfruttando questa proprietà, il gas liquefatto, a pressione atmosferica e a temperatura di meno 162 gradi centigradi, viaggia su navi metaniere dal Qatar, nel Golfo Persico, fino al rigassificatore. Per lo scarico del gas liquefatto, le navi si accostano al terminale. Il gas liquido raggiunge serbatoi interni in acciaio, e l'impianto lo riporta allo stato gassoso utilizzando come mezzo di scambio il calore dell'acqua prelevata dall'ambiente circostante. Attraverso la condotta sottomarina, il gas entra nella rete di distribuzione nazionale. Il progetto è stato realizzato da Adriatic LNG ed è il primo terminale al mondo di questo tipo. Il terminale e la condotta e le attività a loro connesse possono indurre dei cambiamenti nell'ambiente marino. Per la realizzazione del progetto, il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere favorevole attraverso 4 valutazioni di impatto ambientale. Nel 2005, l'ICRAM, ora ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, elabora il piano di monitoraggio da attuare con la collaborazione di ARPA Veneto. Da un canale. Fate parte del ministero? Sì, esattamente. Siamo dell'ISPRA. Se potete continuare il vostro lavoro cortesemente col fatto della nebbia, ci sono dei mezzi in giro in operazione. Fate attenzione. Comunque un'oretta abbiamo finito, siamo fuori. Ok, fate pure, ciao ragazzi, scusate. Buongiorno, grazie. Nel corso di 3 distinte fasi temporali, prima, durante e dopo la realizzazione dell'opera, il monitoraggio ISPRA prevede indagini sulle matrici ambientali della colonna d'acqua, dei sedimenti e del biota, ed indagini integrative quali il telerilevamento e la bioacustica. Nella fase di bianco si raccolgono quante più informazioni possibili sull'ambiente marino prima che venga modificato dall'installazione dell'opera, per registrare eventuali alterazioni pregresse e disporre di un quadro complessivo di riferimento. La fase di cantiere è necessaria per individuare come l'ambiente risponde durante le operazioni di realizzazione del progetto. La fase di esercizio permette di analizzare come l'attività produttiva dell'impianto interagisce con ciascuna matrice ambientale. Il piano ISPRA divide l'area in 3 zone specifiche. L'area terminale, dove è posizionata la struttura in cemento armato. L'area offshore e la zona umida, attraversate dal tracciato della condotta sottomarina. L'area umida indagata si trova nel delta del Po ed è compresa tra la sacca di Goro a sud e Porto Levante a nord. Il trasporto solido delle correnti marine e dei fiumi Po, Adige e Reno ha contribuito alla formazione di questo territorio. La sua continua evoluzione è testimoniata dalla presenza di un articolato sistema di dune e cordoni litoranei sabbiosi, lagune e valli.
Parte dell'area attraversata dal tracciato della condotta è designata come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale. È un ambiente sensibile e di particolare pregio naturalistico. Nella fase di bianco si caratterizza lo stato dell'ambiente antecedente la realizzazione del progetto. La caratterizzazione dei sedimenti prevede analisi chimiche, fisiche e tossicologiche di campioni. Per valutare la qualità dei sedimenti a differenti profondità, viene effettuato il prelievo dei campioni mediante carotaggi. I risultati di questa fase sono un fondamentale riferimento per le future indagini e permettono di valutare gli eventuali effetti della movimentazione. Infatti, questa potrebbe determinare la liberazione nell'ambiente di sostanze inquinanti presenti nei sedimenti. Anche le differenti forme di vita che popolano l'ambiente acquatico, definite biota, costituiscono un'importante matrice di indagine. In particolare, il bentos è l'insieme degli organismi che vive in stretta correlazione con il fondo marino e, avendo scarsa capacità di movimento, fornisce informazioni specifiche sul sito in cui vive. Lo studio dei cambiamenti di queste comunità bentoniche nel tempo permette di avere informazioni sugli eventuali effetti a lungo termine nell'area indagata. Nei sedimenti di natura sabbiosa e fangosa si trovano prevalentemente policheti, molluschi, crostacei ed echinodermi. Gli organismi vengono separati dal sedimento con un setaccio. La frazione trattenuta si fissa in un apposito conservante diluito con acqua di mare. In laboratorio si procede al sorting, che consiste nella separazione degli organismi in gruppi ai fini della classificazione. L'osservazione permette la conta e l'identificazione degli individui fino al più basso livello possibile. La specie per la maggior parte degli esemplari. La classificazione avviene con l'aiuto di testi realizzati da esperti. Sara, guardi questo Alpheus. I testi di riferimento, corredati da disegni e fotografie, illustrano i caratteri morfologici degli esemplari. Ok, Alpheus glaber, una incisione. Osservando tali caratteri, si risponde ad una serie di domande che portano progressivamente all'identificazione degli individui. Inoltre, mediante questa attività, è possibile scoprire nuove specie o individuarne alcune mai segnalate nella zona geografica in esame, contribuendo alla conoscenza della vita nel mare. Va bene la pesatura? Questa è quella da 2 anni. Sì, va bene. Le indagini del biota interessano anche le intense attività di allevamento presenti nella Valle Bagliona. Spigole e orate vengono divise per classi di taglia omogenea, pesate e misurate. I campioni sono mantenuti ad una temperatura costante di circa 4 gradi centigradi fino al momento della dissezione, effettuata entro le 24 ore dal campionamento. Metalli 1, muscolo, metalli 1, 2, 3 e poi fegato 1. Dai pesci si prelevano tessuti di fegato e muscolo, nei quali si analizzano le concentrazioni di contaminanti organici ed inorganici. Nei tessuti e nel sangue vengono analizzate le eventuali alterazioni biologiche a livello molecolare, cellulare e fisiologico, denominate biomarker. I biomarker rappresentano dei sensibili strumenti per evidenziare precocemente segnali di disturbo ambientale in organismi bioindicatori detti anche sentinella. Le alterazioni a livello cellulare e molecolare oggetto di queste analisi permettono di fare previsioni sugli effetti negativi a medio e lungo termine.
Ciò che oggi stressa le cellule di un organismo, domani potrà interessare livelli biologici superiori, interi organismi, comunità, fino al livello di popolazione. L'obiettivo è di stimare direttamente sul biota l'effetto legato alla movimentazione del fondale in fase di cantiere. La messa in opera del metanodotto interessa anche l'area della Laguna Vallona. Tra gli organismi sentinella ci sono le vongole della specie Tapes filippinarum, che si prelevano in vari punti con un rastrello. A tutela delle importanti attività di molluschicoltura introdotte in zona all'inizio degli anni Ottanta, anche nei bivalvi si misurano le concentrazioni di contaminanti e si analizzano i biomarker. Spostandosi a mare, nell'area attraversata dalla condotta, si prelevano campioni di Camelea gallina con una turbosoffiante. Di questa specie, naturalmente presente in zona, oltre alle analisi chimiche e biologiche, si esaminano la densità e la struttura della popolazione. Il gas liquefatto, riportato allo stato gassoso, viene distribuito alla rete nazionale tramite la condotta sottomarina. Per monitorare le operazioni di posa della condotta, sono state svolte indagini geofisiche del fondale. I rilievi morfologici hanno evidenziato la presenza di numerosi affioramenti rocciosi. Questi substrati duri, peculiari dell'area settentrionale dell'Adriatico, sono caratterizzati da un'estrema eterogeneità di forme, dimensioni e tipologie. La gente del luogo le chiama tenue perché trattengono le reti e gli attrezzi da pesca a strascico. Costituiscono un habitat ad elevata biodiversità, ideale per la riproduzione di innumerevoli specie marine, e rappresentano un ambiente estremamente sensibile alle attività antropiche. Per i controlli sono stati selezionati 4 affioramenti rocciosi. Uno in prossimità del terminale, 2 lungo il tracciato della condotta offshore ed un quarto di confronto localizzato a sufficiente distanza dall'area interessata dall'opera. Il monitoraggio sulle tenue si effettua con tecniche di indagine non distruttive, come l'osservazione diretta in immersione e i rilievi fotografici. L'analisi dello stato del fondale e del biota prima della realizzazione dei lavori, durante il cantiere e poi nella fase di esercizio, fornisce una serie di dati necessari per valutare possibili alterazioni. Concluso il posizionamento della condotta sottomarina, il terminale di rigassificazione, costruito in Spagna, è stato trasportato in galleggiamento fino al punto previsto, a 12 km dalla costa veneta, di fronte a Porto Viro. Per il posizionamento provvisorio, prima dell'installazione del terminale, sono state riempite le celle della struttura con acqua marina, fino a farla poggiare sul fondale. L'acqua di zavorra è stata poi sostituita pompando nei comparti interni una miscela di acqua e sabbia, tanto da conferire un peso sufficiente a garantire la stabilità dell'opera. L'immissione in mare dell'acqua di zavorra mista al materiale sabbioso, nonostante il preventivo trattamento per ridurre i solidi sospesi, ha reso necessario il monitoraggio anche in quest'area. Intorno alla struttura vengono effettuate attività di campionamento. Nei diversi comparti ambientali
Vengono indagati parametri fisici, chimici ed ecotossicologici. Nel comparto acqua, i punti nei quali effettuare le indagini ed il prelievo di campioni per le analisi si stabiliscono in base allo studio delle correnti, effettuato attraverso un correntometro. I campioni si raccolgono utilizzando particolari bottiglie denominate Niskin, fissate sulla struttura di acciaio. Tale struttura ospita anche una sonda, denominata multiparametrica, capace di misurare diversi parametri della colonna d'acqua. Gli strumenti si calano a velocità costante dalla superficie al fondo. I sensori della sonda acquisiscono di continuo temperatura, salinità, pH e inoltre torbidità, conducibilità, ossigeno disciolto e fluorescenza. Stop. Intanto, a diverse profondità, si chiudono le bottiglie. Recupero! Vengono filtrati almeno 2 litri per campione. Sul filtro, in fibra di vetro, si effettuano le analisi della sostanza organica particellata presente nella colonna d'acqua. L'insieme dei risultati ottenuti permette di studiare eventuali effetti sulla colonna d'acqua durante le attività di zavorramento. Le indagini sui sedimenti individuano le caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche di questa matrice. I punti di prelievo seguono 3 transetti passanti per il terminale e sono disposti a distanze crescenti dalla struttura. Le campagne di indagine hanno cadenza annuale, poiché l'accumulo delle sostanze nei sedimenti avviene con tempistiche abbastanza lunghe. Il box scorer recupera il sedimento dal fondo. A bordo si isolano campioni del livello superficiale e di quello subsuperficiale. Allora, 0,12 sabbia, molto idrata, leggermente bioclastica. Bioclastica? Sì, sabbia limosa, leggermente bioclastica, di colore grigio nocciola. E poi da 12 a 16 sabbia leggermente limosa con lenti, sì, ridotte. Anche abbastanza, Barbara, invece. Una volta omogeneizzato e conservato, il campione è pronto per le analisi fisiche e chimiche da effettuare in laboratorio. Anche la naturale struttura dei popolamenti ittici e il bioaccumulo di sostanze inquinanti in questi organismi potrebbero essere modificati dalla messa in opera del terminale. Nella campagna di monitoraggio sono stati coinvolti pescatori della marineria locale, con la loro esperienza e le loro imbarcazioni. Le reti da posta, calate nella notte, prelevano pesci nella zona più vicina al rigassificatore. Nell'area più lontana dalla struttura viene utilizzato il rapido. Questo strumento di pesca a strascico permette di calcolare la densità della popolazione ittica nell'area indagata.
A differenza dei sedimenti, le indagini sugli organismi sono condotte con cadenza stagionale, poiché l'accumulo di sostanze inquinanti può variare notevolmente a seconda del periodo dell'anno. Finite le attività di installazione della struttura offshore e collegata alla Sea Line, inizia la produzione dell'impianto. Per riportare il gas naturale liquefatto allo stato gassoso, si utilizza il calore dell'acqua marina, che ha una parte importante nel ciclo funzionale dell'impianto. Quest'acqua poi viene reimmessa in mare ad una temperatura inferiore e con una concentrazione di 0,2 mg per litro di cloro, aggiunto per evitare la crescita di organismi marini nei circuiti interni del terminale. Il monitoraggio nella fase di esercizio, quindi, fornisce risultati che, confrontati con quelli ottenuti nella fase di bianco, consentono di valutare correttamente l'impatto dell'impianto sull'ambiente marino. Le indagini eseguite durante la fase di cantiere non hanno rilevato alterazioni ambientali. Il monitoraggio in esercizio è attualmente in corso e verrà attuato per tutta la vita dell'impianto, pari a circa 25 anni. Le attività di monitoraggio svolte dall'ISPRA rivestono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente interessato dalla messa in posa della struttura e dalle attività ad essa connesse.